Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti al primo post partita dell'anno 2020-2021. Allora, oggi commentiamo Carpi-Samb, 2-0 per il Carpi. Allora, io oggi ho un bel po' di cose da dire. La prima cosa che mi dà veramente fastidio è che alla prima sconfitta già sento Montero out. Che squadra di merda, noi vogliamo andare in Serie B. Abbiamo giocato male e vabbè, ci sta. E poi mi devo pure sta sentire stacca la diretta. Ancora sti guardo la Samb. Bla bla bla. Raga, sinceramente, se voi già partite con questo comportamento, ma dico in generale, non con me, perché a me alla fine non me ne frega niente. Però se già partiamo con questo presupposto che. Che è già una squadra di merda. Che già non. Fortuna che era una squadra che deve andare in Serie B. Chi l'ha detto che deve andare in Serie B? Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Voi l'avete detto. Presidente, non ho sentito mai dire Serie B, ma ho sentito dire playoff. Colantuono l'ha pure precisato. Non facciamo nulla di che. Nel senso, come aveva detto, non facciamo proclami. E poi voi, mo perché avete visto la squadra, mo perché è una bella squadra, ci sta giocatori di valore, sarà pensata alla Serie B. Non è così. Cioè, sotto sotto può essere pure, ma nessuno ha fatto proclami. Punto. E stop. Qua finisce la cosa. E questa sconfitta a noi, ragazzi, serve prima di tutto perché bisogna un attimo riorganizzare le idee. Perché oggi, sinceramente, siamo stati anche un po' in difficoltà, ragazzi, Tra, vabbè, il campo che non ci permetteva di giocare come dicevamo noi, in più l'espulsione, in più alcuni giocatori che stanno fuori per infortunio, altri che devono essere tesserati, e ok. Però ci serve pure per un bagno di umiltà, ragazzi, così voi, perché pensate Serie B, Serie B, Serie B, Serie B, calate un attimo sulla terra, mettete i piedi per terra un attimo, un secondo, e mi ci metto pure di mezzo io, ok? Ci mettiamo un attimo con i piedi per terra, ragazzi, perché è una bella squadra, assolutamente, come fai a non pensarci a salire? Però non funziona così, che subito, la prima giornata, pare che tutto ci è dovuto, ragazzi. Non funziona così, perché a noi nulla ci è dovuto. E soprattutto, se vogliamo andare in Serie B, le cose ce le bisogna meritare sul campo. E oggi non ci meritavamo di vincere, sinceramente. E quindi, ragazzi, che dire, nel complesso alla fine è stata una partita un po', non voglio dire disastrosa, però comunque sia non è stata una partita che mi aspettavo, ma perché vabbè, comunque sia al 24esimo ti espelle, cazzo non lo so dire, espelle D'Ambrosio, più il campo è un campo di patate, mi ricorda quello nostro quando era una volta. Comunque sia, pure i giocatori che ci mancavano e ci abbiamo fatto le amichevoli, queste cose poi alla fine un po' pesano, alla fine facendo i conti della partita. Però comunque sia, non è stato un bel esordio, ecco. Però ci servirà più in là, questo esordio ci servirà per capire un po' di cose. E comunque sia, raga, io che leggo Montero out di qua e di là. Allora, l'anno scorso facevamo un gioco, ok, con un altro tipo di squadra con pochissimi sostituti. Quest'anno è la prima partita, vediamo come giochiamo. Poi i sostituti ce l'abbiamo. Poi, se vediamo che le cose non vanno, la società farà i conti e vedrà cosa fare. Ma non è che subito la prima partita bisogna bocciare tutti. Cioè, oggi in campo pure ci sono stati parecchi esempi che. Dopo vi andrò a dire che hanno fatto una partita così e così, che uno si aspetta chissà che, ma non è che lo bisogna bocciare subito alla prima e già subito come dire, da condannare a morte. Un attimo, la prima partita, ci sono ancora altre partite da fare, quindi calma, abbassiamo un attimo i toni perché non è possibile. Allora, adesso partiamo con i voti, con le pagelle, ok? Allora, Nobile. Nobile, secondo me, uno dei migliori in campo, un bel 7, nonostante abbia subito due gol, ma non per colpa sua, perché più di quello non poteva fare, sinceramente. E che dire, Nobile,
Signor portiere, e oggi è stato veramente uno dei migliori in campo. Reattività, non butta palla, quando la può giocare vicino non butta palla, poi le uscite è pazzesco, raga. Con i piedi anche abbastanza preciso, ma poi ha fatto una parata incredibile sulla linea. Nobile 7, grande grande partita, un ottimo esordio, soprattutto anche da ex, quindi tanta roba. Poi noi giocavamo con il 4-4-2, allora a destra Scrugli 6 e diciamo che allora, nei primi minuti, forse nel primo tempo è stato un po' nascosto, però comunque sia non lo ricordo per cazzate o per altro. Però dopo negli ultimi 20 minuti è partito un po' l'embolo, era un po' incazzatello, l'ho visto perché ci sono i giocatori del Carpi che vabbè. Dal 57esimo hanno cominciato a perdere tempo con una cosa finta. E vabbè, ovviamente uno gli gira un po' le scatole. Scrugli alla fine negli ultimi 20 minuti ha fatto una discreta partita. Ecco, sulla fascia si è fatto vedere un po' di più. Però comunque sia, gli do un 6 perché ha fatto quello che insomma doveva fare. Ecco. Non cose eccezionali, ma nel complesso non è sufficiente. Ecco. Poi in difesa centrale Cristini 6. Certe volte l'ho visto un po' in difficoltà perché c'aveva il ragazzetto là, Giovannini, mi sa che un po' lo mandava in difficoltà, però comunque si è fatto una partita sufficiente, non è che non ha fatto nulla di sbagliato, comunque si è impegnato, l'ho visto da parte sua l'impegno e non ha fatto malaccio, ecco. Quindi Cristini 6. Poi sorpresona ragazzi, sorpresona Patrick Henrici, ragazzi, oggi questo ragazzo mi ha fatto veramente godere, cioè a un certo punto mi sono innamorato veramente perché ha fatto una ripartenza, a un certo punto dalla difesa è partito, si è scartato tipo 6-7 uomini e siamo ripartiti con niente. In difesa, sovrastante, c'ha una stazza fisica, ragazzi, non l'ho riuscita a spostare, è una cosa pazzesca. Poi di testa, vabbè, lasciamo perdere. Ulteriore goduria, Enrici 7,5. Signora partita, un esordio al top del top. Adesso però bisogna continuare su questa striscia. Quindi bravo, bravo Patrick, non ti fare le pippe mentali adesso. Adesso continua su questa strada, continua a lavorare, continua a fare quello che stai facendo fino ad oggi. Perché oggi hai fatto veramente una grossa, grossa partita. È la partita da terzino sinistro, ma anche da difensore centrale non mi è dispiaciuto. Quindi bravo Patrick. Poi a sinistra c'avevamo. Non c'era Liporace perché giocava più avanzato. A sinistra, chi cazzo c'avevamo a sinistra che non mi ricordo? E su. A sinistra c'avevamo. Ah no, sì, è vero, a sinistra ci stava Enrici. Mi sono dimenticato di D'Ambrosio. Allora, parliamo un attimo di D'Ambrosio, ragazzi. Allora, l'espulsione secondo me non c'è. Ma per due motivi, forse uno di questi due è più ragionevole. Allora, gli do senza voto, raga, non gli posso sta da il voto per un cartellino che secondo me neanche ci stava, sinceramente. Gli do senza voto, però anche se la sua espulsione comunque sia stata sulla partita, gli do senza voto, perché non è possibile, allora. Ok, che era uno contro uno, va bene, ma D'Ambrosio era prima di tutto in vantaggio, ma di mezz'ora almeno, in vantaggio di mezz'ora, ha fatto una scivolata, ha preso il pallone. Ragazzi, io da come ho visto il replay, poi magari mi posso pure sbagliare, io ho visto che ha preso il pallone e poi dopo ha preso la gamba, quindi in teoria non era tutto storto, toh, se volevi da fallo per gioco pericoloso che gli ha preso la gamba, che è? Gli dai il giallo, ma quello non è mai fallo ultimo, non è mai fallo da ultimo uomo, mai, perché stava in vantaggio lui e lì non si dà rosso. Già un conto, se io ti sto rincorrendo, cioè D'Ambrosio stava rincorrendo l'attaccante e lo butta giù, lì rosso, fallo da ultimo uomo, io non dico niente assolutamente. Però quando è in vantaggio, da quello che so, non è rosso. Poi magari poteva essere fallo pure, gli davi il giallo al massimo, ma rosso non mai nella vita. Però va bene, queste poi sono questioni di punti di vista, io la penso così, poi vabbè, ci sarà qualcuno che dirà che era un fallaccio della Madonna e che era rosso, ma non mi interessa. E ok, poi a centrocampo giocavamo con Rocchi e
e Angiulli che stavano al centro. Io intanto parto da Angiulli, ha fatto una buona gara, gli do 6 e mezzo, e cazzutissimo come al solito, gestisce il gioco, la squadra gira grazie a lui, però comunque sia più di quello non poteva fare, ha combattuto parecchie volte sui palloni. E io vi dico la verità, anche la partita sua poteva anche essere a 6, però tutto quell'impegno che lui ci mette, tutto quello che comunque sia fa per la squadra, perché recupera subito, appena perde il pallone recupera, torna in posizione, quel mezzo voto in più glielo voglio dare, quindi glielo do 6 e mezzo. Bravo Fede, bravissimo, continua così. Rocky pure stessa cosa, c'aveva un po' di tratti in cui faceva bene, altri in cui un po' si perdeva e perdeva il pallone, però comunque sia la grinta, l'impegno da parte sua non mancano mai, prova comunque sia a gestire il gioco, solo che poi ci sono i difensori che un po' oggi veramente l'hanno massacrato, ragazzi, cioè ogni 2 secondi spinte, trattenute, e questo qui comunque se gli do lo stesso voto che ho dato a Angiulli, gli do 6 e mezzo. Poi a sinistra Liporace non mi è piaciuto tanto, gli do 5 e mezzo, e sì, magari avrà fatto il compitino, però comunque sia, tirando le somme, nulla di eccezionale. Non mi è piaciuto perché poi l'abbiamo pure spostato terzino, pensavo dava qualcosa in più, soprattutto sulla fascia, ma vabbè, dopo a un certo punto poteva essere pure scoperto, però comunque sia, da esterno sinistro non mi è piaciuto tanto, non l'ho visto tantissimo, quindi gli do un 5 e mezzo. Poi a destra giocavamo con Masini, gli do un 6 e non me lo aspettavo titolare, vi dico la verità. E però il ragazzo comunque sia è uno che si impegna parecchio e ovviamente ci sono margini di miglioramento, però comunque sia la sua partita l'ha fatta sufficiente, non ha fatto nulla di sbagliato, ecco, ha fatto il suo. Nulla di eccezionale, però sì, ogni tanto recupera qualche pallone di qua e di là, però è una prestazione sufficiente. Poi passiamo all'attacco. Allora, qui ho un po' di cose da dire. Ok, abbiamo due top player, perché per la categoria sono due top player, Nocciolini e Maxi Lopez. Per carità, io voglio un mondo di bene a tutti, sia a loro due che a tutta la squadra, assolutamente. Però due giocatori come loro, che poi sono belli alti, grossi, non siamo riusciti a tenere un pallone. Ok, il campo, ok tutto. Magari pure i difensori del Carpi che erano bravi, perché comunque sia il Carpi ha fatto una grossa partita. Però davanti abbiamo un po' di problemi. Allora, gli do il voto un po' insieme, perché comunque sia alla fine, a conti fatti, non si è visto granché da parte di Maxi Lopez e Nocciolini, perché comunque sia non abbiamo mai tirato in porta, se non un paio di volte, ma giusto dei tiri così. Però per il resto non è una prestazione sufficiente, vi dico la verità, non mi sono piaciuti, cazzarola, non so parlare, non mi sono piaciuti tanto, quindi gli do un 5 a tutte e due, ma deve essere un 5 di incoraggiamento, non di comunque sia di oh cazzo voi siete top player, fate cagare, cose del genere, assolutamente no, perché comunque sia penso che dei giocatori come loro quest'anno faranno la differenza, mi auguro, però oggi per quello che si è visto non era l'esordio che mi aspettavo, e comunque sia la prima giornata non è da bocciare nessuno, ecco, insomma, però comunque sia l'insufficienza la do, è una critica, non è nulla di che. Spero che facciano meglio, ecco. Allora, poi vediamo un attimo i sostituti. Allora, sono entrati Goicoechea, poi sono entrati Chacon e Lescano. Abbiamo fatto tre cambi su cinque disponibili. Allora, voglio partire un attimo da Goicoechea, che non mi è piaciuto tantissimo, vi dico la verità, anche per lui un 5, raga, perché comunque sia l'ho visto appena entrato, era un po' addormentato e stavo per prendere gol. Poi il secondo gol, diciamo che è scaturito un po' da una specie di assist involontario da parte sua, però comunque sia non l'ho visto benissimo, non l'ho visto in partita, ecco, non era molto concentrato secondo me. E quindi gli do 5. Mi dispiace, però comunque sia avrà lo
l'opportunità di rifarsi. Però lo ripeto, nessuno è bocciato oggi. È la prima giornata, ancora abbiamo tutto il campionato per dimostrare, quindi con tranquillità riusciamo a fare tutto. Poi Chacon gli do 6. Comunque sia, alla fine diciamo che ha leggermente, ma proprio leggermente cambiato la partita insieme a Lescano. E qualche cross in mezzo in più, col calcio d'angoli pure qualcosa era uscito fuori, però occasioni pericolose ne abbiamo avute zero, zero sinceramente. Poi Lescano anche gli do 6. Diciamo che ha fatto un pochino meglio rispetto a Maxi Lopez e a Nocciolini, perché comunque sia Lescano almeno è riuscito a fare qualche colpo di testa. Uno è andato poco sopra la traversa, uno è andato in porta, però era un tiro debole, però ha fatto un pochino meglio. Comunque sia, una sconfitta che, ragazzi, ripeto, non deve bocciare nessuno. Noi tifosi bisogna stare un attimo tranquilli, facciamoci un bagno di umiltà, perché comunque sia oggi non è che affrontavamo una squadra chissà quanto scarsa, eh. Quindi bagno di umiltà, si ricomincia da domani, ci corciamo le maniche e vediamo un attimo di stare un po' più concentrati, di tornare un attimo sulla terraferma e di non starci a fare tutte le pippe mentali che sogniamo, che facciamo tutte queste cose qua, ok? Quindi calma, quando ci sarà il momento di sognare, sogniamo. Adesso c'è il momento di dimostrare sul campo. E quindi non bisogna neanche sta a scrivere stronzate sui gruppi, su internet, ragazzi, su Facebook, vedo cose che veramente non serve. Alla prima giornata non serve, però voi vabbè siete di coccio, fate quello che volete perché alla fine nessuno ve lo vieta, però comunque sono cose che non fanno bene. Però vabbè, a sto giro è andata così. Prossima giornata c'è la fermana. Vediamo quello che bisogna fare, perché sì, mi sembra ci sta la fermana in casa, poi il Gubbio, se non il contrario. Però adesso fatemi ricontrollare per essere certo di non dire stupidaggini. Ecco, infatti gioca con il Gubbio e la giornata dopo sì, con la fermana che è di mercoledì. Quindi domenica 4 ottobre alle 17:30 c'è Samba Gubbio. Ragazzi, bisogna ricominciare da lì, se bisogna comunque sia dimostrare, no? Ricominciamo da lì con calma, ci rimettiamo al lavoro e stop. E comunque sia, poi apriamo un attimo una parentesi. Noi diciamo, ci lamentiamo che abbiamo perso col Carpi e bla bla bla, ma andate a vedere il Padova che ha perso col Limolese, andate a vedere la Triestina che ha perso col Matelica. Col Matelica, ragazzi, col Matelica. Il Perugia che perdeva 2-0 col Fano in casa, pareggiava 2-2. Il Vegon Verona che è andato a pareggio col Cesena. Ok, cioè, penso che è stata una giornata anche un po' più critica per le altre. Mo' non lo so, mo' non so come sono le altre squadre, può essere pure che non saranno come gli altri anni, però non bisogna stare a fare lo show adesso, subito. Quindi, relax, state un attimo tranquilli, poi se ne riparlerà domenica prossima. Ciao ragazzi e forza Samba!